Benvenuti nel canale e tantissimi auguri di un buon 2022 a tutti voi. Ho deciso alla fine di fare un video anche oggi perché con oggi inizia gennaio, quindi inizia l'anno nuovo e ho pensato insomma di non potevo lasciarvi senza un video, quindi ho ben pensato di fare un video. Nel video di oggi voglio parlarvi di 10 cose da eliminare dal vostro armadio per fare spazio. Detto questo, mi raccomando, iscrivetevi al canale come sempre, attivate la campanella per non perdere i prossimi video ed ora iniziamo subito. Partiamo ora con la lista delle 10 cose da declutterare dal vostro armadio. Numero 1, la bigiotteria vecchia, scolorita, quella di scarsa qualità che proprio vedete che insomma è da buttare. Quella bigiotteria che tenete sempre lì accantonata e direte pulirò, sistemerò, ma alla fine non lo fate mai perché non ne vale la pena. Gettatela via, comprate qualcosa di qualità. Se vi piace l'argento, puntate appunto su qualcosa in argento. Se invece vi piacciono le cose dorate, puntate su un qualcosa di placcato oro. Vi lascio qui sotto qualche link di insomma gioiellini che piacciono a me e gioiellini che io stessa ho acquistato e che possiedo. Numero 2, biancheria vecchia, rotta, con buchi. Le mutande con i buchi non le vogliamo, i calzini con i buchi nemmeno e non vogliamo nemmeno le mutande o le mutandine o tutta quella biancheria intima che è slabbrata, che ha l'elastico, che è troppo molle, biancheria troppo stretta, biancheria troppo grande. Fate un bel declutter del vostro cassetto della biancheria intima, sia per quanto appunto riguarda l'intimo come gli slip e sia per quanto riguarda i reggiseni, magari i reggiseni con bretelline che ormai si sono rovinate nel tempo, reggiseni che hanno dei gancetti rotti, gettate tutte quelle cose che ormai tenete lì e non utilizzate più perché sono rovinate. Anche in questo caso puntate in un bel paio di reggiseni di qualità che vi sostengano bene, che siano perfetti per voi e per la vostra forma del seno, così come per quanto riguarda l'intimo, gli slip, l'intimo modellante e anche calzini, calzettoni, calze e quant'altro. Numero 3, i vestiti che non vi vanno bene più da una vita, che siano troppo larghi o che siano troppo stretti. Sono sicura che sia da tanti anni che li tenete lì, non necessitate più di averli, quindi donateli. Io non dico di gettare le cose, ma ci sono tanti centri in cui si possono donare, si possono vendere i vestiti, si possono portare in tanti negozi perché vengano riciclati, quindi se questi vestiti veramente non li utilizzate da più di 24 mesi, io direi che è il momento di lasciarli andare, di liberare lo spazio nel vostro armadio e magari di fare un pochino di shopping per riempire quello spazio, ma uno shopping, mi raccomando, sempre che sia consapevole e mirato alle cose che realmente vi servono e di cui realmente avete bisogno e che sapete che userete e utilizzerete nel tempo. Numero 4, le scarpe che non vi vanno bene, che sono scomode, che vi fanno venire le vesciche. A volte capita di acquistare delle scarpe per delle cerimonie e poi non utilizzarle più perché ci rendiamo conto che ci fanno davvero male. Magari le indossiamo 3-4 volte per poi le accantoniamo, quindi rimangono nuove, inutilizzate nell'armadio. Il mio consiglio è quello di venderle. Vinted in questo ci viene incontro. È un'app insomma facilissima da utilizzare, quindi io vi dico valutate l'opzione di declutterare le scarpe che non utilizzate più e che magari sono ancora nuove per venderle su Vinted. Numero 5, collant che hanno qualche filetto tirato. Lo so, a volte acquistiamo i collant, li mettiamo una sola volta e si tira un filetto e ci dispiace gettarli. È capitato anche a me, ma
sono veramente orrendi da vedere indossati, a meno che non si abbia un vestito lungo che li copre interamente. Io vi consiglio, insomma, di gettarli e non guardarvi indietro assolutamente, perché non vi mancheranno di sicuro. Numero 6, i doppioni, soprattutto quelli dello stesso colore. Se magari avete acquistato un paio di pantaloni, un modello che vi sta bene e che vi piace, l'avete invece acquistato in diversi colori, la cosa è già diversa. Ma acquistare 7 maglioni rossi, seppur diversi tra loro, non ha veramente senso, perché a meno che voi non indossiate il maglione rosso ogni santissimo giorno, non li sfrutterete abbastanza. Due capi che vi piacciono, di un colore che vi piace, sono più che sufficienti, secondo me. Questo modo per liberare spazio e per donare anche ad altre persone capi che magari veramente voi non utilizzate più e non usate. Prendere un doppione dello stesso colore, appunto, non ha molto molto senso, quindi mi raccomando, cercate anche di non fare questo errore in futuro. Se vi piace il rosso e volete un capo, dei capi rossi, due maglioni rossi, secondo me sono più che sufficienti. Numero 7, cappelli, berretti, sciarpe, guanti e chi più ne ha più ne metta. Tutta la collezione dei vostri anni, mi rendo conto anch'io che ne ho tantissimi, specialmente le sciarpe, e non ha veramente senso se poi non li utilizziamo. La domanda da farsi è: li utilizzo davvero? Li uso sempre? Li uso tutti gli inverni? Io mi sono fatta questa domanda e per quanto mi riguarda no. Quindi fare una scrematura di tutti questi accessori che avete accumulato nel tempo è, secondo me, cosa buona e giusta per fare spazio nel vostro armadio, ma anche nel vostro cervello. Non so voi, ma quando io mi metto a fare decluttering delle cose che non utilizzo più, alla fine mi sento veramente bene, mi sento liberata e svuotata da un peso. Numero 8, borse inutilizzate che avete acquistato e avete praticamente lasciato lì a fare la muffa, perché magari le avete acquistate in un momento di euforia, magari durante i saldi, e poi vi siete rese conto che non era la borsa che faceva per voi e quindi l'avete utilizzata pochissime volte ed ora è lì in un angolo, non ha senso. Stessa cosa al contrario, avete delle borse vecchie, spellate, rovinate, che ormai sono veramente da gettare. Ricordatevi che quando un oggetto ha fatto il suo utilizzo nel tempo, ha fatto il suo dovere, bisogna lasciarlo andare e gettarselo alle spalle. Anche qui, se ne avete bisogno, valutate di fare shopping e di magari acquistare una borsa nuova e di cambiare quella vecchia super mega rovinata che magari avete da 10 anni. Numero 9, tutte quelle t-shirt che si sono sformate nel tempo, magari, che so, la vostra t-shirt preferita e non la volete lasciare andare perché magari è legata a tantissimi ricordi. Sì, qualcosina si può tenere per i ricordi, però insomma ricordiamoci che i ricordi essenzialmente rimangono qui dentro e non serve circondarci di oggetti, perché comunque tutti gli oggetti che noi abbiamo ci riportano bene o male a dei ricordi, quindi cercate di fare spazio, perché i vostri ricordi sono nel vostro cuore e nella vostra mente e non sono, appunto, nell'accumulo di oggetti in giro per casa. Come le t-shirt sformate o la vostra t-shirt preferita del cuore, così anche tutte quelle t-shirt che magari hanno fatto i buchetti durante i lavaggi, che vi spiace buttare, anche qui o si rattoppa in qualche modo, ma alla fine, come prima, su un oggetto, una t-shirt ha fatto il suo corso, vi ha dato tante soddisfazioni e ormai è rovinata e distrutta, buttatela tranquillamente.
Numero 10, tutto l'abbigliamento da casa che non utilizzate. Alzi la mano chi non ha un cassetto con l'abbigliamento da casa. Io conosco una marea di persone che ha il cassetto dell'abbigliamento da casa. Ma poi, questo abbigliamento da casa lo sfruttiamo realmente? Conosco persone che quando fanno decluttering nel loro armadio, magari hanno, non so, un maglione con i pallini, un maglione con i buchi, un maglione che veramente sarebbe da gettare e far modo sì che abbia nuova vita in qualche modo. Ci sono persone che lo tengono per casa. Allora, stare a casa non vuol dire vestirsi come dei straccioni. Stare a casa vuol dire sicuramente stare comodi, però è anche bene, insomma, essere un minimo sistemati e preparati. Con questo non vuol dire che dovete essere truccate o chissà cosa, ma avere due tute carine da indossare solo a casa secondo me è un buon investimento, anche perché con i tempi che corrono ormai la casa è diventata veramente il nostro rifugio dove passiamo la maggior parte del tempo, e quindi essere pronti anche ad un'eventuale visita di qualcuno che ci arriva a casa non è male. Pensate ad avere, insomma, una bella tuta e qualcuno vi suona al campanello, andate ad aprire e siete comunque, non dico appunto truccate, vestite da gala, ma con una bella tuta addosso, pettinate perlomeno, insomma, sicuramente fa più piacere anche a chi vi viene a trovare, piuttosto che trovare qualcuno con il mollettone nei capelli e magari un vecchio maglione infeltrito ed un paio di leggings. Quindi questi sono i miei consigli per il 2022, per fare un buon decluttering del vostro armadio, se avete in mente di farlo a giorni o in questi mesi. Spero tantissimo che i miei consigli vi possano essere utili e che il video soprattutto vi sia piaciuto. Vi ringrazio tanto, come sempre vi ringrazio tantissimo per l'anno trascorso assieme, è stato un anno meraviglioso, anche se ci sono state un sacco di difficoltà. Io sono comunque felice perché le cose, per quanto mi riguarda in ambito lavorativo, sono andate abbastanza bene, sono davvero contenta, quindi insomma vi ringrazio tanto, vi bacio, vi abbraccio, vi auguro veramente di cuore un buon 2022 e vi auguro che possiate stare bene ed essere soprattutto più che felici. Vi auguro di essere sereni e di trovare la serenità. Un abbraccio grandissimo, noi ci vediamo mercoledì con il prossimo video. Ciao!